Buongiorno bellissimi, oggi primo giorno che accendo ufficialmente il condizionatore. Ovviamente dopo averlo lavato, mi raccomando, una delle cose per cui mia madre sarà molto fiera di me probabilmente, ho sempre avuto sta cosa inculcata che bisogna lavare i filtri, le cose del condizionatore prima di usarli dopo la stagione in cui è stato tutto spento, perché ovviamente polvere cose poi ve le ha respirate tutte. Quindi ci ho messo un po' a trovare il filtro, le robe, perché questo essendo un condizionatore incastato ovviamente è un po' più complesso. Però basta togliere la griglietta, tolta, lavata anche la griglietta, praticamente sta tutto dentro. Oggi il 25, che giorno è oggi? 24, primo giorno di condizionatore, però doveva arrivare questo giorno, vi giuro, faceva troppo caldo. E poi ragazzi, oggi un altro giorno da segnare sul calendario, perché chi mi segue da anni probabilmente saprà la storia. Tanto tempo fa, ormai tanto tempo fa, i BTS hanno aperto dei propri merch personali dei singoli artisti, tra cui c'era questa lampada di JK che io bramavo non si sa quanto, che io bramavo più della mia stessa esistenza e che ho provato a prendere per tutte le sere in cui c'è stata questa vendita, questa prevendita. Impossibile da prendere, ok. Poi tempo fa le hanno rimesse, essendo che adesso vivo qui in Corea è molto più semplice questo fatto, e l'ho presa. Però c'era scritto, cioè io l'ho presa penso tipo a settembre, non vorrei dirvi una cavolata, c'era scritto che mi sarebbe arrivato a fine maggio. Siamo a fine maggio e oggi è il gran giorno, è arrivata raga. Questo qui è il pacchetto in questione, pesa meno di quanto pensassi in realtà, contando che c'è la scatola e tutte le cose. Quindi adesso l'andiamo ad aprire e mi metto a piangere, vi giuro, mi metto a piangere. Microcosmos Mood Lamp, finalmente nelle mie mani. Se mi conoscete sempre lo sapete, Microcosmos è la mia canzone preferita dei BTS, ce l'ho anche tatuata qui sul polso, che ogni volta qua i coreani pensano che io abbia tatuato la parola soju, è sempre molto divertente spiegargli il fatto. Qua c'è tutto quanto, guardate, io dal vivo già l'avevo vista perché qua alcuni caffè ovviamente ce l'hanno esposta, del buon JK con la lampada appunto, eccola qua. E poi qui c'è tutto il dépliant, insomma, del design, la produzione, il prototipo, bla bla bla, mamma mia. E il suo telecomandino, però qua ci hanno assolutamente le batterie. Certo, il telecomandino è proprio plastica, eh? Cioè, che ve lo dico a fare. Welcome to Jungkook's Microcosmos. Ah, mi vedo urlare! Siete qualcosa! No, ragazzi, sto male, vi giuro. Comprai subito batterie per il telecomandino. Ovviamente ho già iniziato a mangiare la tortina. Qui c'è il mio caffè, ho già tutto un casino messo ovunque. Non so cosa mi è preso oggi uscire con questa faccia. Comunque, infatti stasera vorrei lavarmi i capelli, vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque, questa è la cosa di uscire ragazzi, cioè se uscite dovete per forza spendere i soldi. Per questo cerco di uscire il meno possibile. Vai al caffè, comunque ti prendi qualcosa, spendi i soldi. Poi che fai? Non te la compri una robetta? Spendi i soldi. Adesso devo passare da Daiso. A proposito, primo per prendere il quadernino che vi dicevo, che volevo iniziare appunto a scrivere pensieri, cose eccetera. E poi praticamente raga, ieri sera ho ammazzato un farfallone con la ciabatta, che già comunque avevo intenzione di cambiare perché ce l'ho da quando mi sono trasferita in quella casa. Ok, è ora di comprarle, quindi vedo se hanno una ciabatta che mi può piacere. Comunque ragazzi, questo caffè ribadisco che è il mio preferito in assoluto, perché come vi ho ripetuto tante volte, molto spesso qua le caffetterie sono stupende, cioè entrate sono bellissime, hanno dei design pazzeschi, alcune sono ovviamente a tema. Questo è carino e vi giuro la pasticceria è buonissima. A parte gli scone che cioè nel senso a me non piacciono, vado più sulle tortine quando ho il ciclo, proprio ho voglia di dolce. Quindi adesso piccola pausa, poi mi riavvio appunto verso la parte centrale. Ovviamente mi dimentico sempre che è venerdì, guardate, vedete la quantità di cammino traballante. Però andiamo in questo Daiso, vediamo. Ok, queste cose le ho trovate, mi sono ricordata anche le pile per fortuna. Qui ci sono le ciabattine, queste sono quelle che ho io, non so se prenderò le stesse. Vediamo, c'è una vasta scelta. Allora, piccolo haul di quello che ho preso, mentre la telecamera cade sempre più giù, molto bene. Allora, alla fine ho ripreso queste, sperando di aver preso il numero giusto, perché queste sono 260 cm, che dovrebbe essere il 40, il mio numero, quindi staremo a vedere. Pensavo costassero di più, non so perché, mi ricordavo che costavano tipo quasi 10.000 won, e ho detto, vabbè, non le compro più, e ho aspettato un anno, costano 3.000 won, vabbè. Poi appunto ho preso questo notebook, a me piace scrivere sulle pagine grandi, soprattutto quando scrivo pensieri, robe, quindi ho preso questo 2000 won nero, classico, senza tanti frondoli. Poi questi sono degli evidenziatori colorati, erano troppo bellini. Poi appunto le pile qui,
che adesso metto subito. E ho preso anche questi snackini per Ami, vediamo come sono. E in più ragazzi, stavo pensando, perché vedete quando metto i capelli col mollettone manca qualcosa qua davanti, manca un po' di movimento. Volevo tagliarmi queste ciocchette, non fate caso che adesso sono sporchi. Volevo fare una sorta di, non lo so, mini frangettina, farla arrivare tipo qui, non corta ovviamente. Adesso mi vedrò qualche video e capisco. Quando inizio così le premesse non so quanto siano delle migliori, però vabbè. Intanto aspettatemi qua che apriamo queste. Le mettiamo subitissimo. Sarà power? Guardate adesso che c'è meno luce fuori ovviamente. Che bella! Oddio, io non so se metterla in camera. Cioè per oggi la tengo qua così mentre guardo la TV stasera. Qui con Aurora si cambia, vedete l'effetto. A me in realtà piaceva quella violetta. Color, oh, questa è bella, viola. Lavata capelli, adesso proverò appunto a fare questa cosa. Ogni volta che io provo a tagliarmi i capelli, non faccio mai disastri, eh. Attenzione, questo c'è da riconoscerlo. Però potrei pentirmene. Comunque, prima di questo, oggi è uscito l'album di Namjoon, Right People, Wrong Place. E vi devo dire che è molto di nicchia, non è un genere molto pop. Personalmente lo trovo con delle vibe leggermente indie, non lo so, poi fatemi sapere voi. Devo ancora ascoltarlo bene perché io sono una di quelle persone che deve ascoltare le canzoni più e più volte, poi capisco quale è quella che mi piace di più, quale è quella che mi piace di meno. Vi posso dire, non è molto nelle mie corde, ripeto, perché vi deve proprio piacere il genere, però io adoro come lui scrive e vabbè, tutte le sue parti, insomma. Lui ha un modo di cantare barra rappare, chiamatelo come vi pare, quando fa la parte più parlata è stupenda. Li ho sentiti mentre ero sull'autobus una per una e mentre leggevo i testi, quindi sì, devo ancora capire, poi magari più avanti vi farò sapere, però andatelo a sentire. Ho visto diversi video e in realtà tutti quanti si tagliano ste corte in bangs, che io non voglio fare le corte in bangs perché quelle sarebbero un po' più tipo larghe come sezioni. Io voglio una cosa proprio carinella da tirare giù quando ti serve, insomma, quando appunto avete le leccate di mucca e dovete un po' fare, insomma, la scenetta che vi tirate davanti coi due peli, insomma. Contate che l'ultima volta che ho tagliato la frangia era appunto quando mi sono trasferita qui. Vi ricordate? Cioè io ce l'avevo così perché la tagliavo proprio zac. E adesso, insomma, come potete vedere, è ben cresciuta. Quindi appunto in questo caso io volevo proprio soltanto prendere una sezione microscopica, tipo in questo modo. Ok, vedete cosa ho preso? Proprio solo questa parte qui avanti, che secondo me è anche troppo. Comunque io toglierei un altro po' di peluria. Come dico sempre, si fa sempre in tempo a aggiungere, a rimettere un po' di meno. Ok, così va meglio. Poi le mie forbici da parrucchiere, queste alleate della mia vita, di tutte le mie pazzie e follie. E adesso penso semplicemente scalerò così, perché ripeto, non voglio nulla di troppo strano. Ok, ora sfilzetto un po' qua. Ora non ci resta che asciugare e capire i danni che abbiamo fatto. Boh ragazzi, non ne sono convinta. Nel senso, qui vedete che ho la solita vertigine. Cioè si vede proprio. Questa parte mi viene sempre più carina. E infatti magari se usata bene sarebbe anche graziosa. Così, nel senso, io non vedo un grande cambiamento. A parte qua che è un po' più scalata. Proviamo legandoli come avevo detto io. E poi fai cascare questi ciuffetti davanti. Poi faccio cascare così questi ciuffettini. E ora voi vi chiederete: Ila, ma era questo quello che avevi in mente? Assolutamente no, però ce lo teniamo. Cioè magari messo carino non è male. Il mio problema è che proprio qua c'ho sta vertigine che vi giuro è orribile. Basta, basta. Buongiorno ragazzi, oggi mi trovate a lavare i piatti. Quindi insaporo la mia spugnetta che ne devo comprare un'altra PS. Oggi è una giornata molto piena, ve lo dico. Ieri sono uscita con una mia amica, quindi non ho ripreso. Ora siamo andati al caffè, quello della cascata, che volevo andare da un sacco di tempo. Però come sempre poi se mi seguite su Instagram sicuramente vedete qualcosa che non riprendo. Poi ragazzi, vi devo raccontare questa cosa, perché vi ricordate la famosa coperta che ho detto poi vado in lavandina
lavanderia, poi la lavo, poi faccio eccetera. L'altro giorno io sono andata e ho fatto letteralmente un disastro, perché ho fatto la sbruffona pensando di aver finito, di aver fatto tutto bene. Poi ho usato il traduttore, eh. Sono andata all'1:30 di mattina, così non c'era nessuno. A parte che ho sbagliato programma, non avevo visto che c'era il programma per la coperta proprio. Ho usato quella normale, quindi ha lavato tipo 5 minuti. Però ho detto vabbè, poi ci ripenseremo. Intanto comunque lavata è lavata. Però ho attivato per sbaglio l'abbonamento e per disdirlo ovviamente si deve chiamare. Mi sembra giusto. Qua non so perché c'è sta cosa che ogni tipo di abbonamento lo puoi disdire soltanto tramite telefono. Poi c'è la voce tipo registrata, però si deve chiamare. Quindi io, non potendolo fare perché appunto non so il coreano, devo farmi aiutare. E quindi poi andiamo a raggiungere la persona che mi deve aiutare, che per fortuna si trova vicino alla zona in cui io devo andare a fare questa cosa di oggi. Che cos'è? È un trattamento, sono 15 step ed è uno scalp treatment. Che cos'è lo scalp treatment? È la pulizia della cute, appunto dei capelli, tutto con dei macchinari che però prima usano tipo una sorta di lente per farvi vedere appunto lo stato della vostra cute, se ci sono problemi eccetera. Poi in base a quello scelgono il trattamento, e visto che è capitato tutto a fagiolo direi che è perfetto. Poi quando ho finito, perché non so ancora finirò, cioè io con questa persona mi devo vedere verso le 7, quindi penso poi tornerò a casa che è tardi. In realtà volevo passare prima a vedere se riuscivo a comprarmi le Crocs nuove, ma mi sa che appunto non faccio in tempo con gli orari, e quindi quello andremo un altro giorno. Però ecco, in sostanza questo è quello che dovremmo fare oggi. Quindi ho i capelli sporchissimi, neanche si nota più di tanto, ma perché ieri li ho tutti ingelatinati. Poi oggi mi sono svegliata super presto, sono letteralmente sveglia dalle 6 di mattina, perché ho fatto un sogno bruttissimo che mi ha fatto svegliare, di cui però ricordo soltanto dei frammenti. Però ricordo questa sensazione proprio di angoscia, quindi mi sono svegliata e ho detto non riesco più a dormire, infatti. E quindi sono sveglia da quel dì. Adesso sono le 10, mi sembra di essere sveglia già da una giornata intera. Però vabbè, recupero un po' di tempo, tanto devo girare dei video, devo fare dei lavori, quindi appunto con l'occasione va bene così. Poi porto Ami e quando è mi faccio il pranzo e poi mi inizio a preparare. Ok, come al solito sto aspettando l'autobus. Il make up è sempre il solito che sto facendo questi giorni, perché non lo so, mi sento che ho bisogno di più definizione, quindi uso un po' di ombrettino in più. Non vedo l'ora di lavarmi sti capelli, ragazzi. Cioè mi sento proprio che mi devo dare una grattata di capa. Non c'è neanche il sole, però fa caldino. Però mi sono messa comunque una giacchettina, un blazerino, perché sui mezzi, ragazzi, c'è l'aria a palla. Io non me la rischio mai. Allora, ho i capelli che sembrano spaghetti perché sono super puliti, penso non siano mai stati così puliti in tutta la mia vita, neanche quando sono nata forse. Poi qui fanno questa base voluminosa che mi fa morire ogni volta e non riesco mai a farla da sola. Comunque adesso aspetto la persona che mi deve aiutare. Guardate la mia faccia e capite chi è. Però mi hanno dato una boccettina, dopo vi faccio vedere con cosa. Vi racconto un po' nel mentre che aspetto. Cioè più che altro la cosa che sempre mi turba un po' dei parrucchieri coreani. Anzi, che stavolta è una ragazza molto brava, che ha visto subito che il mio capello appunto tende a diventare un po' curly. Vedete anche qua sulla frangettina. Quindi me l'ha chiesto, mi ha detto: ma hai fatto lo stiraggio, hai fatto cose? No, no, niente. Io ho detto uso solo la piastra quando devo. E quindi il problema è che asciugano e loro fanno la piega col ferro. Quindi non so quanto effettivamente questa cosa terrà. Vediamo quando torno a casa. Eccomi tornata. Ovviamente c'è la batteria scarica. Niente, ragazzi. Comunque, allora, pensavo si gonfiassero di più. In realtà, poi vabbè, sono entrata, io ho dato una pettinata. Però guardate che bella sta piega. Incontro tutte cose, è andato bene. Alla fine andiamo al caffè. Andiamo al caffè. Però raga, mi fa troppo male la schiena. Non so se avete visto, se ho ripreso. Comunque c'è il reel su Instagram. Mi ha usato quel rulletto dietro il collo. La sera poi vi stira. Però poi ovviamente fa effetto, no? Poi i giorni dopo. Ma c'ho dei lividi secondo me grossi tanti. Adesso mi giro, non vi spaventate. Se vi fanno senso i lividi, non lo so. Guardate qua.
Cioè, si sentono proprio. E quindi vabbè, questo così. Make-up è rimasto intatto, perché poi mentre ti lavano i capelli praticamente ti mettono una mascherina. Mi ha fatto troppo ridere perché la ragazza che traduceva ha vissuto in Italia, l'ex fidanzato italiano, mi ha spiegato tutta la storia, mi ha raccontato. E infatti appena sono entrata mi fa: ciao, come stai? E io tipo, oddio, mi sono un attimo sentita spesata, perché già su Instagram mi avevano scritto mezzo in italiano. Però pensavo, che ne so, tipo carineria, no? Che avevano visto che ero italiana, ok. Invece non pensavo. Mentre l'altra ragazza che mi stava lavando i capelli poi mi ha detto: ma da dove vieni? Blu. E poi ovviamente argomento ragazzi. E mi ha detto: no, perché i ragazzi italiani a me sembrano tutti malati. Cioè, ha usato proprio la parola sick. Cioè, ammalato proprio nel senso di quando stai male, tipo con la febbre, con le cose. Non lo so cosa intendesse, però mi ha fatto troppo ridere questa cosa. Quindi avrei voluto chiedere anche il senso, amica mia. Cioè, è meraviglioso, vi giuro. Vi faccio vedere cosa mi hanno dato, perché oltre che mi hanno invitato appunto a provare il trattamento e tutto, e comunque sono trattamenti che costicchiano, super pazzesco, riandrò a rifarlo sicuramente, perché mi ha detto che ho un pochino di pelle secca in testa, nessun problema insomma gigante. Poi vabbè, io sono arrivata con la melma in testa, la gelatina e le robe, quindi figuratevi che bella figura. La ragazza vicino a me, che anche lei stava facendo e parlava in inglese, si è lavata i capelli la mattina prima di venire. Ma te sei pazza, amica mia, ma come te va? Poi mi hanno fatto appunto il trattamento della kerastase e poi la maschera trattamento personalizzato. Però appunto voglio tornare a rifarlo, perché il prima e il dopo è assurdo. E quindi dicevo, mi hanno dato questa bustina, tra l'altro di Moroccan Oil, shampoo e trattamento. C'è anche una card portafortuna, giusto quella mi serve, una manna dal cielo a me. Poi manca un fan, che sono questi biscottini. Io li faccio da una vita questi, appena l'ho visto ho detto no vabbè, troppo io. Questo me lo sono fatto spiegare, è una choco cake. Mi è stato detto che questo si mangia tanto quando vai a fare il militare. Non ho già capito perché, non ho chiesto. Questo non l'ho capito, però c'è disegnato una cosa di grano qua, come si chiama. Vabbè, comunque carini, cioè nel senso, niente è mai dovuto, si ringrazia sempre. Non so cosa farmi per cena, perché appunto poi ci siamo fermati al caffè. Mi sono presa il milk tea, tra l'altro buonissimo, non lo prendo mai, ma sottovalutato. E adesso non so cosa mangiarmi. Non mi va di ordinare, perché appunto vi ripeto, sto cercando di mangiare meglio. Eccolo qui, il patatino. Dopo ovviamente si porta poi anche il signorino, che però deve mangiare. Buongiorno ragazzi, è un botto di tempo che non registro, perché questi ultimi giorni sono stati parecchio caotici e mi sono proprio un attimo distesa la mente. Ho detto non riesco a stare dietro a troppe robe, però ora va meglio e quindi ci sono. Tra l'altro ho fatto la spesa online, ho capito che effettivamente costa di meno e è più pratica, perché non devi andare e non te la devi incollare dal supermercato qui. Però come sempre ho cercato di prendere tutte cose abbastanza fit, perché ripeto, sto cercando di mangiare un po' meglio, più pulito. Infatti mi sento già meglio questi giorni, devo essere onesta. Poi vabbè, quando esco, quando c'è la cosina sfiziosa, ok, ma queste tanto sono le gioie della vita. Ieri c'è stata la festa della Repubblica, anche se era 3, però vabbè, l'hanno festeggiata, si vede un giorno dopo qui. La festa della Repubblica appunto all'ambasciata italiana qui in Corea, per tutti gli italiani. Quindi io, essendo iscritta all'AIRE, che è il portale appunto degli stranieri all'estero, mi è arrivato l'invito e tutto, però non sono potuta andare proprio perché questi giorni sono piena così di cose da fare. Dovevo inviare dei lavori, dovevo modificare delle cose e quindi non ce l'ho fatta. Mi è dispiaciuto tanto perché l'ho saltato l'anno scorso e poi l'ho saltato anche quest'anno. Magari l'anno prossimo, non lo so, sarà la volta buona, staremo a vedere. Diciamo che ho visto i video delle mie amiche, delle persone che ho visto sono andate, e ovviamente mi è dispiaciuto tantissimo, soprattutto per il cibo. Cioè ragazzi, cibo gratis, c'erano panini con la mortadella, gelato, cioè delle robe pazzesche, e invece niente. Vabbè, però oggi sono più libera, non credo uscirò o farò cose, ma c'è una novità ragazzi, che non so se ve l'ho detta prima. Cioè ho questa idea di avervela già detta, ma può essere che io abbia registrato qualche altra clip e l'ho detta prima, non lo so. Comunque in ogni caso voglio mettermi a iniziare a studiare coreano bene, perché, ah, l'ho detto forse nel Q&A, ecco dove l'ho detto, perché sto iniziando un po' a sentire che è il momento, ok? Il problema è che io volevo diciamo un tutor, un'insegnante privata, in modo da focalizzarmi bene, perché poi mi conosco, se no mi perdo in mille cose. Però intanto inizierò con il libro, quello che avevo comprato, eccolo qua. Questo qua è super bellino, fatto stra bene, lo consigliano tante persone. Ora io al volo
volume viola. Questo qua l'ho preso su Amazon, l'ho pagato 44,90. Ci sono anche quelli a fasce di livello. Questo dovrebbe essere, diciamo, quello che comprende un po', diciamo, tutto. Essendo appunto un corso di lingua coreana per gli italiani, perché se voi prendete il primo volume, quello arancione, c'è proprio scritto, ci sono un sacco di cosine interessanti. Ovviamente si parte dalla base, quindi da imparare proprio l'alfabeto, le pronunce, eccetera, che magari, ok, su quello sono un po' avvantaggiata sicuramente, perché leggerlo lo so leggere, pronunce le so pronunciare. Mi preoccupa tanto quando dovrò arrivare alla parte, diciamo, della grammatica. Quella mi preoccupa, tutti i verbi e tutte le varie coniugazioni, quindi staremo a vedere. Quindi niente, per ora, diciamo, mi vado con l'autodidatta. Ok, ora sono soddisfatta, ho fatto anche un giro al mercato per vedere se avevano l'avocado. Ce l'aveva solo un signore, però erano tutti estremamente maturi. Però se ne prendo tre maturi, cioè praticamente devo mangiare avocado per le prossime 24 ore. Quindi devo vedere, perché c'ho sta voglia d'avocado che devo un attimo esaurire in qualche momento. Allora, c'è Ami che sta impazzendo perché sento l'odore dei tortellini. Praticamente me li ero scordati nel congelatore e li avevo decongelati l'altro giorno, quindi devo mangiarli. Quindi ci ho messo un po' di formaggio spalmabile e il parmigiano che mi ero grattugiata io. Allora, a parte sto riguardando Bridgerton, non giudicatemi, parte, non lo so, ho finito. Che poi è uscito anche lo spoiler della seconda parte, che esce esattamente tra, mi pare, 9 giorni più o meno. E vabbè, insomma, l'ho messo di sottofondo nel mentre mi sto scrivendo un po' di verbi. Tra l'altro, guardate la mia scrittura in coreano, vi giuro, è una cosa orribile. La scrittura non è il mio forte assolutamente. Comunque, cioè, ridendo e scherzando, io sto studiando da 4 ore. A parte il mio vicino che ha comprato 6 pacchi di ciocchi di legno. Io devo capire se ha una stufa dentro quella casa, se proprio poi esploderemo tutti. Sono arrivate 2 cose che ho ordinato. Allora, una non mi ricordo che cos'è, quindi aprirò prima quella, perché l'altra so già che cos'è. Sapete che io sono amante delle Crocs. Quando tutti ancora le schifavano, io mi ricordo che postavo le robe e tutti: Ila, ma dove vai con quelle scarpe? Sono le stesse persone che adesso, guarda caso, le hanno. Ma dettagli. Comunque avevo comprato queste, non c'è nessun problema, se non fosse che è entrato qualcosa dentro, si è rotto qualcosa dentro, perché non so se sentite, e mi disturba tantissimo perché mentre cammino ogni volta, cioè, e che stiamo a fare, cioè, come sassolini. Comunque ne ho comprate un altro paio. L'altro invece pacchettino è questo, c'è scritto Pandas. Ah, ok, mi ricordo. Ma che carino, ragazzi, c'è pure un keychain col panda. Praticamente ho preso le capsule per la lavatrice invece di comprare sempre il detersivo, quindi ho voluto provare queste, che vedete sono fatte direttamente così. Mentre per le scarpe, appunto, queste sono le Crocs, ovviamente sempre nere, però hanno questa suola diversa. Sì, ragazzi, sono perfette, mi permetto di camminarci in casa perché sono ancora pulite. E così finalmente posso ricominciare a uscire con le Crocs, perché ultimamente, appunto, non stavo uscendo con quelle altre perché fanno sto rumore infernale. Vi faccio vedere, questo è appunto quella che avevo io, è un pelino più alta perché ha la zeppona anche sulla punta, invece questo, vedete, ha soltanto il tacco. Dopo aver passato troppo tempo su questi libri, per oggi it's a wrap, anche perché se no io mi conosco, poi parto con tutte le buone intenzioni, mi ammazzo all'inizio e poi dopo mi va scemando il tutto, quindi non si può. Ho messo Twilight nel mentre di sottofondo, se sentite questi suoni, queste cose strane. In più dovrebbero essere quasi, sono le 9:15 di sera, tra poco usciamo col signorino, è vero? Tra poco usciamo sempre. E poi penso andrò a dormire assolutamente. Veramente una giornata stancante.